L'inaugurazione dei mercatini di Natale nella centralissima Villa Nuova dà ufficialmente il via alle buone feste cosentine. I mercatini di Natale di Cosenza quest'anno offriranno tante sorprese, a partire dal numero. Sono 80 infatti gli stand. Comprendono anche un'area food che propone, oltre ai prodotti tipici della tradizione calabrese, anche i cibi di strada. Presente l'Associazione Storica degli Ambulanti, ma anche tanti espositori siciliani che, oltre ad offrire delizie gastronomiche, presentano le loro spettacolari ceramiche di Caltagirone. Si nota quest'anno anche una particolare attenzione anche sull'estetica degli stand, perché anche se è un mercatino è fatto con veramente tanta cura e attenzione, cerchiamo proprio di curare i particolari. E poi si è creata proprio questa atmosfera natalizia dove davvero trascorrere mezz'ora di spensieratezza in mezzo alle luci e a tanti colori natalizi. Cosenza fino all'8 gennaio 2017 offrirà ai cittadini e ai visitatori il suo volto più bello, con eventi e manifestazioni per tutti i gusti e tutte le età, senza trascurare le fasce più deboli e le persone meno abbienti. Noi immaginiamo questo Natale come un periodo di festa legato alla riflessione e alla capacità appunto di interagire con le fasce di popolazione più debole. Abbiamo già immaginato tutta una serie di azioni anche che riguardano il sostegno alle famiglie più bisognose, quindi faremo un bando in modo da dare un sostegno, e poi dal mese anche di dicembre sarà poi in distribuzione una carta di credito per alcune famiglie che posseggono i requisiti, quelle che hanno più necessità, che hanno in famiglia le persone con disabilità o che hanno anche un reddito ovviamente molto basso. Faremo un elenco, più o meno abbiamo già immaginato che 150 famiglie per i prossimi 3 anni avranno a disposizione un sostegno che andrà da 100 a 400 euro.